lavorato contro gli OGM in Friuli e uno di questi ragazzi che è un esperto di tale scienza, non lo so, una quiescenza, manca il coraggio, la dignità di dirlo. Perché riescono? L'importanza in questo convegno è stata duplice, anzi molteplice, perché oltre a Perugia, unica città in Italia, ci sono state moltissime città in tutto il mondo, tranne Londra, che lo farà una settimana dopo, che si sono coalizzate per richiamare l'attenzione pubblica e anche chiamiamolo il sistema, che spesso vuole essere sordo a queste problematiche, richiamare il discorso di questi eventi umani che però hanno delle ricadute o effetti collaterali molto molto pericolosi per la salute delle persone. Sì, infatti un vecchio proverbio dice se ne parli anche male purché se ne parli. Bene, ci hanno fatto un grosso favore perché siamo stati al centro mediatico di tutta questa settimana e anche indietro, per cui la gente si sarà chiesta: ma perché ce l'hanno tanto con questi? Se sono dei fuori di testa ma non fanno male a nessuno, come mai insistere, svilire, sbeffeggiare, anche insultare anche delle istituzioni come il sindaco? Quindi si sono levati la zappa due volte in piedi. Innanzitutto bisogna dire che negli anni 90 è partita come un'idea a scopo esclusivamente militare. Poi, visto che funzionava, si sono accodate le multinazionali e anche altre componenti del sistema che hanno diviso le spese e stanno facendo il loro sporco mestiere. Tutto qua. L'effetto sulla salute? L'effetto sulla salute è chi vuole può provare a inalare alluminio, bario, manganese e compagnia e sperare, come dicono a Napoli, io speriamo che me la cavo, perché bene non fanno. È chiaro che non vengono sparsi appositamente per fare del male, però quando l'effetto collaterale, il rimedio peggiore del male, bisogna perlomeno avvertire le persone. Innanzitutto è da sfatare il mito che non sono dappertutto, sono a livello globale, naturalmente a livello globale soprattutto nei paesi di lingua anglosassone, perché hanno un patteggiamento tra di loro che gli impone o vogliono mettersi insieme per fare queste scie. Sono pochi i paesi che non hanno aderito, mi pare 5 o 7, non di più, ora non lo ricordo. Tra l'altro la Svizzera fino a poco tempo fa ne era fuori, poi ha dovuto capitolare anche lei. E questi capitolamenti sono determinati dal fatto che di fronte al denaro nessuno dice più di no. Complotti si possono fare anche sull'ignoranza delle persone, ignoranza nel senso di non sapere cosa stai facendo, oppure con il ricatto che se non lo fai muori di fame, quindi io speriamo che me la cavo di nuovo, tutto qua. I piloti militari lo possono sapere anche perché non hanno scelto, sono obbligati a farlo. I piloti civili io credo che più che non saperlo se ne fregano, perché comunque
per un pilota mantenere il brevetto è la cosa più importante della propria vita, e quindi chi ha famiglia è costretto a farlo. Le cose principali sono la durata, la forma, la quota in cui si verificano, e la temperatura e l'umidità che c'è in questa quota, che è ben precisa, superiore agli 8.000-9.000 metri. Ricordare a chi ci ascolta che oggi in moltissime città del mondo c'è la marcia globale contro le scie chimiche, e anche noi a Perugia, oltre al convegno che dura fino alle ore 19 di stasera, faremo nell'intervallo di pranzo una mini marcia che parte dalla fontana per arrivare al Palazzo della Regione. Questo è quello che è importante sapere, che Perugia non è un fatto isolato, ma abbiamo scelto questa data, che non è casuale, proprio per aderire a questo movimento a livello globale. Un meteorologo in pensione dell'Aeronautico Militare Italiana che sta mettendo in evidenza quelle che sono le normali scie di condensa che si verificano ad altissima quota, e quello che noi chiamiamo scie chimiche, ma diciamo delle scie artificiose, che non sono acqua, vapori di acqua, ma sono scie che contengono dei metalli pesanti, alluminio, bario, eccetera. Sostanze che poi, come sta adesso dicendo in relazione il dottor Patera, sono sostanze tossici e direttamente legati alle malattie neurodegenerative, presenti tra l'altro purtroppo come coadiuvanti anche nei vaccini. Non è stato ancora formulato un esposto, e nostra intenzione di farlo prossimamente presso la magistratura. Ancora siamo in una prima fase di divulgazione, di informazione. Purtroppo, come siamo venuti a conoscenza in questi giorni, l'Italia è precipitato, per quanto riguarda la libertà di stampa, al 76esimo posto nel mondo. Non abbiamo in Italia una informazione corretta, i cittadini non sono informati come succede altrove, e di conseguenza ecco il significato del nostro convegno: non tanto di provocare o creare polemiche o di accusare, ma di informare i cittadini di quello che sta succedendo letteralmente sulle nostre teste.